Oggi video di acquisti, vi faccio vedere un po' quello che ho acquistato a Creativa di Bergamo, bello nel 4 marzo che è appena finita, era la settimana scorsa. Io sono riuscita ad andare sabato in mattinata con la Magda. Ciao Magda, lei è già riuscita a fare il video, io purtroppo non ero ancora riuscita, sinceramente riprendo oggi gli acquisti dopo qualche giorno. Perché ci sono state le lezioni, quindi io lavoravo nel seggio, quindi sia sabato pomeriggio che domenica fino notte inoltrata, diciamo la mattina perché erano le 5 passa, quindi la mattina del giorno seguente sono rimasta lì. Quindi ovviamente dopo che uno fa queste giornate full, poi per un giorno e mezzo non riesci manco quasi ad alzarti dal divano. E perché è normale, vedi le schede aleggiare davanti agli occhi. E quindi ora vi faccio un po' vedere quello che ho acquistato. Allora, siccome io avevo appunto la riunione il sabato, e perché è venuto Creativa il sabato, sa che nevicava, è iniziato a nevicare molto forte. Io sinceramente avevo il terrore del ritornare a casa trovandomi la neve, soprattutto il traffico che mi avrebbe bloccato. Io avevo questa riunione, dovevo per forza esserci a una tal ora. Quindi diciamo che purtroppo non me la sono vissuta bene come le altre volte, cioè in maniera molto spensierata, a cercare di vedere un po' quello che c'era che non c'era, perché continuavo a guardare l'orario perché sapevo che dovevo partire alle 2 massimo, perché sennò non sarei riuscita a tornare a casa, insomma. Quindi diciamo che ho fatto molto in fretta, le cose molto in fretta. Poi negli stand dove siamo state ci abbiamo messo parecchio tempo, soprattutto in alcuni perché c'era tanta gente. E infatti ho parlato con la Sara di Pallina, che la saluto, ciao Saretta, è sempre gentilissima, e mi diceva che appunto i giorni precedenti non c'era praticamente quasi un cane, invece quel giorno lì c'è stato il botto di gente perché dalla mattina sono partiti e non nevicava, poi è iniziato a nevicare di brutto dopo, però diciamo la gente è partita molto più tranquilla, quindi ce n'è stata parecchia che arrivava in fiera, quindi ovviamente c'è stato il pienone. Vabbè, a parte ciò, vi faccio un po' vedere quello che ho preso. Vi sposto a maggior ragione. Sto cavalletto andava da Dio, no? Poi l'ha usato ovviamente mio marito, per carità, per me, per farmi le foto, però effettivamente l'ha un po' spiazzato. Vabbè, povero cavalletto. Allora, parto subito. Io avevo il mio stupendissimo bel elenchino, rovinatissimo ormai, e tra le primissime cose che avevo scritto c'erano appunto le gocce satinate, perché le avevo già finite quelle che avevo comprato. Quindi sono passata a, non mi ricordo mai sto cavolo di nome perché ce ne sono due simili, non so se Dive Bijou o Livio Bijou, forse Livio Bijou, non lo so, non mi ricordo, scusatemi, ma non ho neanche lo scontrino al momento, non lo trovo per dirvi esattamente il nome. Comunque, è lo stand che ha le gocce, per intenderci, quelle satinate. E ho preso un botto di gocce, come vedete. È stato uno degli stand dove ho acquistato di più, sinceramente. Allora, io sono andata per quelle satinate. Infatti, di satinate vi faccio un po' vedere i colori. Ho preso simili ma non uguali, questi due, uno sul rosa e l'altro sul grigino. Non so se potete, sì, ma si vede la differenza. Poi ho preso sempre satinate, queste due qui, stanno pure bene insieme, una è sul verde scuro, diciamo, e l'altra invece sul giallino, molto carino. Poi bianche e lilla. Di lilla ne ho preso un botto perché un lilla così è raro trovarne, ne ho prese davvero un botto, ma proprio tantissime, cioè avevo gli occhi a cuore proprio. E bianche non le avevo mai trovate. E un bianco sporco, però giusto per farvi capire. Poi ho preso questo qui che è un grigio proprio e un azzurrino di fianco. Faccio vedere le satinate al momento. E di satinate basta, invece un po' sul lucido, diciamo, ho preso questo. Ah no, satinate, scusate, mi ero persa il rosso, che strano, proprio così. Io odio il rosso, quindi l'avrò perso per quel motivo lì. Allora, un po' più lucide,
Ho preso queste due, una bianca, sì certo, la bianca è questa, e questo colore qui che non avevo mai visto, non avevo mai trovato e mi piaceva parecchio, quindi ho preso ovviamente la coppia anche di queste. Poi, sempre sul grande, no, come dimensione, ho preso... No, le ultime grandi che ho preso sono state queste, che è un grigio, per intenderci più o meno con il mio smalto. Poi di più piccole cicciotte ho preso, purtroppo queste rosse, purtroppo nel senso che diverse volte me le richiedono, a malincuore devo realizzare qualcosa di rosso. Poi ho preso queste che mi piacevano davvero parecchio, sono molto particolari come gocce perché vedete che sono lavorate, un bianco però lavorato. Poi piccole cicciottine ho preso anche queste di questo colore qua. E poi cicciottine basta piccole. E poi ho preso queste che mi sono state omaggiate, ne ho prese 4 di queste piccoline, bellissime. E poi vediamo un attimo. Ne ho prese 4 per questo motivo, perché la mia intenzione è di fare un paio di orecchini con queste pendenti e un ciondolo così, vedete, allo stesso colore, quindi mi sembrava carino abbinarli. Poi sempre qua ho preso in Zama, correggimi Magda, penso che sia Zama, questo componente per una collana molto semplice, questo che è bagnato diciamo nel color oro che mi piaceva moltissimo, anche questo come pendente una collana, e di questi ne ho prese appunto due, si possono fare anche pendenti per due orecchini abbastanza importanti. Poi ho preso queste perché mi piaceva troppo. È bellissima questa facciotta, mi piace tantissimo, è troppo originale. Infatti questa la terrò per me, ci devo fare qualcosa però di particolare, perché mi piace davvero tantissimo. Sempre lì, eh? Sempre in Zama ho preso questi due perni rotondi. C'erano anche ovali, ma non mi convincevano, quindi li ho presi solamente così, due a cerchio. E sempre di perni, diciamo, un po' particolari, questi venivano un pochino in più. Ho preso questi qui perché sono molto molto carini ed è blu. Non so se si vede in videocamera, però vi assicuro che è un blu bellissimo. Oggi avrei dovuto stirare, finire di stirare, però o facevo il video, stiravo e c'era la luce, quindi ho detto faccio il video. Vabbè. Poi ho preso questo trio di nappine, trio perché ce ne sono 3 per uno e 3 per l'altro, sul blu. Poi questo sul verde e questo sul nero, nero, grigio e bianco. Non li avevo mai visti questi trio, allora ho deciso di prenderli. Poi ho preso dei anellini proprio per abbinare come colore ai perni in Zama che ho preso, bagnati nell'oro. E poi come componenti un po'... Ah no, scusate, l'ultimo in Zama ho preso questo componente qua, molto lungo, molto carino. Ce n'era solo uno, quindi non ho potuto prenderne di più. E poi ho preso questi qua perché mi piacevano... Ah, si sta già scollando, benissimo. E questi due componenti molto molto particolari. In realtà sono enormi, io penso di... Ma allora, se non viene una cavolata, penso di ritagliarli e di crearne di più piccolini, perché così mi sembrano eccessivamente enormi. Sì, è vero, magari un ciondolo ci può stare, però non lo so. Li lascio di stand-by. Poi non ho capito il motivo, li ho presi più che altro perché secondo me li ho sentiti morbidi. E ho preso questi due qua, di questo colore, che però non mi convince affatto, non ho capito perché li ho presi. Boh, forse per la morbidezza, boh, una roba del genere. Comunque, da lui ho finito qua. Adesso li ritiro solo così vi faccio vedere un altro paccozzo che ho preso in questo caso da Pallina, che voi sapete che, adesso magari se non vi perdete in giro, mi fate un favore. Voi sapete che è uno dei miei stand preferiti in fiera perché trovo, direi, abbastanza tutto e collocato bene, cioè rispetto al colore, le dimensioni e tutto. Purtroppo, tra il mio elenco delle cose da comprare c'erano anche i nuovi Swarovski, ma non sapevo li vendessero, quindi non li ho comprati. E me ne pento tanto di non aver chiesto perché erano nell'elenco delle cose. E quindi mi dispiace alquanto, però vabbè, sarà per la prossima volta.
Oh cacchio, mi sembra che è caduto qualcosa in bagno. Vabbè, sì, sicuramente. Vabbè, andrò a vedere successivamente. Sarà rotto qualcosa, speriamo di no. Bene, continuiamo con la pallina. La pallina ho speso un botto perché ho speso 70,80 euro. Stavo per sentirmi male. Non pensavo neanche di spendere così tanto, sinceramente. Boh, comunque vi faccio vedere quello che ho preso. Allora, innanzitutto ho preso queste scatolone che io prendo da altre parti, me le avevamo già lì, io avevo poco tempo, quindi le ho prese lì direttamente. E chissà cosa accade, vabbè, fa niente. E sono un po' diverse da quelle che ho, perché io quelle che ho sono rigide, mentre in questo caso vedete che potete togliere i vari scomparti, metterle all'esterno. Questo non vuol dire che non ci siano già gli scomparti preformati, insomma, perché ci sono già, ci sono solamente questi vassoietti all'interno da poter eventualmente estrarli per comodità. E di queste ne ho prese 4 per quanto riguarda i miei cavo, così almeno li posso riporre in maniera corretta perché non ne avevo più, quindi mi servivano. Queste, se non erro, le ho pagate 2,50 euro l'una. Non vi voglio dire una cavolata, ma penso esattamente di sì. Poi ho preso un attimo, ma come ho fatto a spendere così tanto? No, non capisco. Vabbè, fa niente. No, c'è qualcosa che mi sono persa, sinceramente. Vabbè, comunque. Allora, poi ho preso questi che mi servono sempre, li strautilizzo sempre, che sono questi fili praticamente, queste collane già fatte. Di cordoncino cerato che però io li utilizzo molto soprattutto d'estate per fare delle semplici collanine. Queste qui 2,50 euro, 10 pezzi. Poi, no, ma devo per forza aver fatto qualche cavolata. Vabbè, allora poi è impossibile così tanto. Comunque, e li suddivido un attimo così riesco a raccapezzarmi. Allora, ho preso le Zuli Duo. Destra e sinistra, ovviamente, di questi colori molto molto particolari che a me piacevano tantissimo. Il colore è Matte Metallic Rose Rainbow. Sono questi qui. 2,20 euro il pacchetto, giusto? No. Un pacchetto 2,20 euro e l'altro 2 euro. Perché? Boh, non ne ho idea. Vabbè. Poi ho preso di questo colore che ho già strautilizzato e mi piace tantissimo, infatti l'ho ricomprato, le Silky Blue Turquoise Picasso Silver. Questo è il colore, questo qua è la scritta, il prezzo sono 3 euro in questo caso. Poi ho preso di questo colore che non ho mai avuto ma mi piaceva tantissimo, stile marmo per intenderci, no, scusate, Opaque Blue Gray White Luster a 3,90 euro. E ho preso queste Cheops. Poi, sempre di Cheops, ho preso questo colore che l'ho già usato e finito, che sono le Opaque Vintage Rose Silk Matte. È un colore stupendo, 4,80 euro. Poi ho preso questo colore che ho già finito pure questo, mi sembra, ed è un Leobid, un Chalk White Celsian Matte. A 1,80 euro. Poi ho preso questa catenella in acciaio perché mi servono sempre le catene in acciaio e quindi soprattutto per i miei cavo, così almeno ce l'ho. Poi ho preso sempre uguale in acciaio ma sul dorato e queste vengono 3,90 euro e 2,40 euro. Poi ho preso la canottiglia dorata, l'ho presa sia dorata che argentata, costano entrambe 2,90 euro. Ok, poi ho preso questi due componenti in ottone, tribale martellato tondo ottone di prima qualità, un 18 mm, due pezzi, perché non li vedete ma sono due pezzi, oro light, 2,70 e 2,40 euro. Sono in acciaio, no, uno in ottone e l'altro in acciaio. Non so se li vedete. Sono molto molto carini. Poi ho preso le mie classiche monachelle. Questa è normale color argento, 2 euro, non sono in acciaio.
che le compro sempre quando vado. E questi due componenti che mi piacevano molto, questi costano 1,30 €, è un fiore in ottone con zirconi 21 mm e due anelline in acciaio. Allora, questo l'ho preso per fare un collier normale, classico, semplice, con questo al centro e con la catenella, molto una cosa molto semplice. Stessa cosa per questi due bambini, una femmina e un maschio, bimbe in ottone con zirconi 13x18 mm con due anellini in acciaio. Questi li ho pagati 2,90 e infatti non mi capacito. Quindi c'è qualcosa che non torna, perché infatti qui mi dice contenitore organizer trasparente, sì, i primi che ho preso, 27,60. No, quindi non venivano 2,50 € l'uno. Non lo so, c'è qualcosa che non capisco. Boh, vabbè, poi ricontrollerò, anche se ormai c'è palì. Però, insomma, questo è quanto da pallina. Adesso vi metto via così vado avanti, che perché sono già stranamente in ritardo con la tabella di marcia. Ok, vado avanti e vi faccio vedere cosa ho preso. Una delle cose in elenco era appunto, mi serviva questo, il rullo acrilico per le paste polimeriche che avevo rotto, completamente spezzato in metà. E si era disintegrato, l'ho trovato ad 11 euro. C'era anche quello in realtà in acciaio, ma non avendolo mai preso, ho optato per questo qui. Sì, 11 euro sicuramente non è un prezzo vantaggioso. Addirittura a casa, purtroppo, poi guardando su un sito l'ho trovato a 5,90 €. Ora, probabilmente la qualità è differente, però comunque l'ho trovato anche quel prezzo. Io avevo guardato prima di andare in fiera e ne avevo trovato uno intorno ai 10 euro, quindi ho detto vabbè, insomma, va bene 11 euro. Comunque ormai ce l'ho. E sempre lì ho preso da 16 euro qui, sembrerebbe, la resina UV, che è una delle resine che volevo provare, oltre a quella che si raffreddava in 15 minuti, ma non ho comprato. L'altra è appunto questa qui, che è resina UV trasparente, effetto vetro. Eccola qua. Queste due cose, solo queste, le ho prese da Make Your Style, dove l'altra volta avevo acquistato forse più cose, però comunque. E ho speso appunto 27 euro stavolta in totale. Ecco, scusatemi, ma sono dovuta andare a vedere in bagno cosa era successo, meno male, perché mi ha disintegrato completamente il dispenser del sapone in ceramica che avevo sul davanzale. Si è aperta la finestra, non ho capito come. E disintegrato completamente, quindi mille pezzi dovuto prendere, anche perché il dispenser l'avevo appena riempito per di più, quindi un casotto immane, vabbè. E sentite chiusa perché ho dovuto, io lavo anche con l'ammoniaca, no? Il bagno candeggina, no? Io sono allergica e quindi la chiusura è per questo, non è che è lo stesso giorno, lo stesso momento, ma così. Poi da Filippo Gatto ho preso, allora, sono andata incitata dalla Magda per i cristalli. Mi fa: guarda, ci sono dei cristalli nuovi stupendi, delle ali e tutto. Quindi io sono andata là già eccitata per prendere queste cose. In effetti, faccio vedere le cose secondo me più belle questa volta, perché il resto più o meno lo conoscete un po' tutti. I cristalli sono, allora, li ho presi due stupendissimi. Non è che si è rotto, no? No, è leggermente sbeccato. Porca di una vacca, non l'ho visto. Solo che è già sbeccato a priori. Ma porca vacca, vabbè. Allora, ho preso due cristalli così, ovviamente sul viola, poi incastonato, vabbè, non si dovrebbe vedere. Che sono appunto la novità, questa forma qua bellissima. Come novità abbiamo le famose ali, dove ne ho preso solo un numero, praticamente il classico Crystal AB, perché è proprio la prima volta che le compro, quindi volevo prendere un colore classico per poter utilizzarlo al meglio.
E questi vengono, mi sembra, singoli 2,50 euro, se non mi ricordo male. Sempre dello stesso costo, se non mi ricordo male, ho preso questi due qua. Oh, ma sono talmente piccoli che... Allora, facciamo così. Due così, poi... Non sento niente. Allora... Come due così, due o tre? Ah no, ecco, due, altri due così. Poi ho preso. Allora, vabbè, da abbinare l'ultimo colore che avete visto, ho preso anche due goccine. Così. Queste venivano meno, molto meno. Poi ho preso. Poi ho preso due così, che sono due quadratini dello stesso colore, per abbinarli a queste goccine che ho preso, sempre sul fucsia. Poi questo qua ve l'ho già fatto vedere perché ne ho prese un po' così. Poi ne ho presi due su gocce resina, piccoline, due di questo colore. Poi... Questo qua da dove arriva? No, ci deve essere anche l'altro perché ci deve essere. Ma dove cavolo è finito? Sto coso l'ho già perso là una volta. Vabbè, ne ho presi due anche così, che sono i due che mi ha omaggiato, ma non trovo l'altro. Complimenti, vabbè, è la seconda volta che l'ho aperto, adesso qui, vabbè, vedremo poi di ritrovarlo. Poi ho preso due Swarovski, sì, due Swarovski, due rivoli così, di questo colore qui, che è un grigione. Poi due goccine, bellissimo sto colore, un color topaz, a dirlo, è stupendo, io sono innamorata di questo colore qua, devo ancora capire perché, però mi piace tantissimo. Poi due navette, piccoline con l'interno sul lillino, lillino. Poi due fiori sul bordeaux, che a me piacciono troppo questi fiorellini che loro hanno, questi qui piccolini. Poi due sul blu. Ok. Ovviamente sul viola, sull'azzurrino e piccole, basta. Grandi invece ne ho preso una coppia con questo colore qua che amo, un salmone. Comunque è sparito sto colore, non capisco dove cavolo è finito. Vabbè, l'avevo messo anche distintamente. No, è finito qua. No, no, non dirmi che l'ho perso là in fiera poi. Mi sa di sì, perché non lo trovo più. Porca di una vacca. Vabbè. Pazienza, dove ho fatto? Per una volta che mi omaggiano qualcuno qualcosa, ovviamente vado a perderlo. Vabbè, pazienza, va. E poi ho preso le farfalline, le ho prese di questi due colori, quindi sono entrambi praticamente qua. Vedete che c'è un viola più scuro e qui invece un viola, un lilla misto al azzurrino per poterli utilizzare. E poi di sutacio ho preso questo che mi piace tantissimo. Metallizzato ovviamente, e questo anche è bellissimo perché all'interno metallizzato ma sul oro rosa, sempre metallizzato con l'oro rosa dentro ho questo. Poi ho preso questo che non l'avevo, mi sgaratta un po' le mani devo dire, però boh, è un metallizzato bianco, totalmente metallizzato questo qua, mi dà un po' fastidio alle mani però. Poi ho ripreso questo che avevo già preso per ben due volte. Ho fatto anche un paio di orecchini con questo stupendo. Aspettate che ve lo faccio vedere un po'. Questo qui è bellissimo, mi piace tantissimo. E poi che lo vendono a metro quello. E poi ho preso questo giallo perché di giallo non li ho mai avuti. Siccome ho preso delle gocce gialle appunto che vi ho fatto appena vedere. Non avendo sutash giallo, ho detto vabbè, prendiamolo così magari posso abbinarlo. Infatti è più o meno lo stesso giallo, un po' più acceso questo qua, ma perché non mi piaceva prendere proprio identico. E niente, quindi questo è via. No, no, l'ho proprio perso in fiera. Chissà chi l'ha trovato, sarà stato.
effettivamente contento di trovare un cristallo. Porca di una vacca. Ah, vabbè, ormai li metto via. Sì, no, non ce l'ho. Posso ricordare anche 300 volte, ma non c'è. Cioè, non c'è. Piano pianino, scusate, metto un attimo via. Quindi da Filincanto ho preso questo. Poi vi faccio vedere. Allora, queste qui le ho praticamente divise con la Magda, sono monachelene acciaio però color oro, infatti le abbiamo divise perché erano in quantità di esagerato. Poi da Vesco Lucia, giusto? Sì, Vesco Lucia, ho speso 17 euro e ho preso queste due che non potevo lasciarle lì, mi piacciono tantissimo, guardate che belle che sono, un viola che è una cosa spettacolare, sono bellissime e sono dure, quindi sono, dirlo io, in vetro, sembrano proprio in vetro. Queste poi ho preso, no, non partire, allora gli anellini metallo nickel free, che li avevo finiti, semplici semplici, poi chiodini sì, nottoni in acciaio che non ho mai avuto, a 2 euro classici chiodini, poi ho preso gli anellini in acciaio nickel free, quindi ovviamente color giallo, praticamente color oro, che anche qua da abbinare le monachelle che avete visto prima. Poi ho preso queste nappine mignon al trio, di questi colori un po' sbarazzini, un po' estivi, e queste daghe, che poi se non erro le ho trovate a meno, però ormai le avevo già prese, da pallina le avevo trovate poi a meno, però ero passata prima qua, e 2,50 euro, 15 pezzi. Eccole, quindi da questo stand ho preso questo, solo questo. Ok, cos'è caduto adesso? Oggi, cioè. Poi l'ultimo è lo stand della To-Do, dove io sono andata più che altro per trovare le perle, perché le avevo viste appunto da Francesca Piombino, che le aveva trovate per le Swarovski, siccome mi servivano per una serie di creazioni che avevo in ballo, ma non le avevo a casa, allora sono andata per comprarle, ma quasi zero perle, tranne due colori non ne abbiamo minimamente trovate, infatti mi sono un po' snervata a cercarle, perché ho detto no, non è possibile, ci devono essere, invece poi non c'erano. E quindi lì è stato un po' un casotto, perché c'erano 1500 persone, infilarsi dentro sti cesti, c'era un po' un casino, insomma, un po' snervante, però vabbè. E quindi qua praticamente andavano a sacchetto, uno prendeva un sacchetto, lo pagava 10 euro se non erro, o 5 euro, forse i sacchi grandi erano da 10, quelli piccoli da 5. Boh, adesso non mi ricordo esattamente. Comunque, uno pagava praticamente la busta e poi ci infilava dentro tutto quello che riusciva. L'importanza è che si potesse chiudere. Se non si chiudeva, allora no, bisognava togliere qualcosa. Allora, ne abbiamo preso uno, l'ho presa io e basta. L'altra invece l'abbiamo divisa tra io e la Magda. E ho preso, allora, di perlino ho trovato. Sono tutte dedica, se non ricordo male. Sì, le ho prese tutte di questi colori. Allora, un rosellino tenue, un verdino, questo è un giallo arancio, questo qui è un color salmone, e mi sembra sono le uniche che ho trovato di perline. Poi ho preso un botto di Swarovski, quelli che ho trovato ovviamente, perché ho detto magari insomma, possono sempre essere utili. Al prezzo insomma che c'era, perché veramente era esiguo il prezzo così per il quantitativo. Allora ho preso due cuoricini crystal, questi da appendere, perché c'hanno ovviamente, hanno il foro nella parte alta. Poi due cuoricini così su questo blu notte, bellissimo. Poi
Allora, sempre due cuoricini, in questo caso il foro duale glemia. Ah no, c'è, ma è orizzontale, cioè passa praticamente nel mezzo in questi, il foro. Quindi devo vedere come utilizzare. Ah no, di perline ho trovato anche queste sul giallo. Poi ho preso questi due componenti anomali, che penso siano di vetro, penso sia vetro. Strani, tipo forma di tipo banana, boh. Anomali. Poi ho preso, ah ecco, di perline queste qui che sono bellissime, un color copper ma splendido. Poi queste goccine sul rosa piccoline. Poi ho trovato questi che sono dei cubotti, sì, sempre Swarovski, sul lilla, bellissimi. Questi sono invece Swarovski però grandi. Non c'è scritto la misura, sono enormi, sul rosa, chiaro. Sempre stessa forma, bicono Swarovski così, di questo colore. Poi altri cuoricini come prima, quelli che vi dicevo col foro in mezzo. Queste perlozze enormi, vedete, sono mega galattiche. Sì, perle Swarovski, sono veramente enormi. E poi queste navette tipo sul viola. E ne ho presi di due confezioni praticamente. E questa è una parte. L'altra, ecco magari se non parti, ho questi cubotti dispersi, verde acqua, perché dispersi? Non so. Questo qua, che la Magda ha tenuti due componenti e ho il terzo praticamente per fare magari un ciondolo, che altre perle Swarovski mi sembra siano anche queste. Ok. Poi ho queste pietre dure, molto carine queste qua. Non, beh, non ti dice niente in più, però sono pietre dure, bellissime. Poi anche una dimensione fattibile. Invece queste qua sono sempre pietre dure, ma per una collana, a dirlo io. Perché sono davvero belle ma pesanti. Poi altre navette come vi ho fatto vedere prima, delle goccine sul marroncino, piccole, piccole, piccole. Questi sono dei quadratini mignon, però carini. E poi ho preso questi qui che era da tempo che non li trovavo, con gli strass azzurri. Poi dei fiorellini, ma non avevo dei fiorellini rosa. Non so, si vede che li ho messi giù. Vabbè, dei fiorellini lilla, piccolini. Poi altri fiorellini lilla, piccolini, identici. Questi qui che sono una serie di componenti differenti che abbiamo trovato e ce li siamo divisi io e la Magda, proprio perché erano una quantità esorbitante. Poi qua che c'è un po' di tutto, un sacchettino mix, perché abbiamo suddiviso appunto le cose tra me e lei. Quindi trovate delle codine per i bracciali o collane, dei Swarovski piccolini da utilizzare magari per le, non lo so, per fare dei orecchini, dei cipollotti un po' più grandini, questi qui sul marrone, poi ma c'è un po' di tutto, proprio un mix, sì, sono componenti comunque piuttosto piccolini. Mi sa che abbiamo finito, sì, abbiamo finito, quindi. Praticamente uno degli stand dove abbiamo alla fine acquistato di più e ci siamo suddivisi le varie cose. Non ho trovato invece appunto gli Swarovski nuovi color nuovo, ma perché non ho chiesto a pallina, lì c'erano, vabbè, ciapa lì. Non ho trovato la Diamond Glaze, almeno nei posti dove sono andata e mi serviva assolutamente, le perle Swarovski, tranne quei colori che vi ho fatto vedere. I pennelli da pittura piccolissimi perché c'erano, ma erano a misura più grande, oppure alcuni piccoli, altri grandi, ma grandi non me ne frega niente. Poi degli stampi per cabochon, ma stampi fatti bene come Dio comanda, per quelli che vado a realizzare io, no? Volevo realizzarli in maniera un po' più perfetta, diciamo, ma non ho trovato gli stampi idonei. E le drop duo non ho trovato. Questo è quanto, mi sa. Sì. Poi
Comunque, ecco, nel complesso la prossima volta cercherò di non avere impegni il giorno stesso, così almeno riesco a godermi meglio la giornata, perché così è stata bella, perché comunque c'era la Magda e tutto, è stata proprio bella, però diciamo non me la sono goduta con estrema tranquillità come invece le altre volte. Quindi la prossima volta spero ci sia uno il sole o comunque non ci sia una giornata da paura. E due, soprattutto che non abbia da fare niente il giorno stesso, che sarà un sabato anche la prossima volta, quindi spero che non abbia da fare niente perché voglio godermela come si deve, visto che non ho tutte queste possibilità di magari fare questi giri in queste fiere, quindi voglio godermela al completo. Boh, detto questo, questi sono gli acquisti. Se avete bisogno di informazioni, scrivete pure qui sotto nei commenti. Se vi è piaciuto il video, un pollice in su. E niente, se avete bisogno di qualunque cosa, sapete che basta scrivermi un messaggio, io vi risponderò al più breve tempo possibile. Ok, a presto allora con un nuovo video, creazioni penso. Un bacione grande, ciao ciao!